L'abbiamo accennato in apertura, le indagini della Guardia di Finanza di Sassari hanno dato esiti allarmanti. Pensate che circa il 70% dei percettori del reddito di cittadinanza del nord Sardegna non avevano diritto. Vediamo il servizio di Umberto Graziano. La Guardia di Finanza di Sassari ha reso noto i dati relativi alle indagini che hanno riguardato le attività investigative sulle frodi legate al reddito di cittadinanza. Negli ultimi 18 mesi sono stati eseguiti 198 controlli nel nord Sardegna che hanno consentito di accertare contributi richiesti e o percepiti per oltre 1,4 milioni di euro. Il dato è a dir poco allarmante se si considera che quasi 7 percettori su 10 è risultato non avente diritto. Giustificate quindi le lamentele di quei contribuenti che denunciano un esborso eccessivo di tasse che, in questo come per altri casi, finiscono nelle tasche di chi non ha diritto. Ma oltre alle frodi di chi percepisce indebitamente il reddito di cittadinanza, sono in tanti a denunciare anche l'utilizzo improprio del contributo. Sono infatti migliaia i percettori di reddito che, invece di utilizzare il denaro per far fronte alle necessità primarie, come previsto dal regolamento, spendono il contributo in gratta e vinci, sigarette, occhiali da sole o, peggio ancora, con la compiacenza di esercenti trasformati in bancomat, trasformano la tessera gialla in contanti. Quello che sulla carta doveva essere uno strumento utile al reinserimento nel mondo del lavoro e atto a mitigare i casi di povertà assoluta si è trasformato in un'occasione ghiotta per delinquenti senza scrupoli e nulla facenti scansafatiche che vivono da parassiti alle spalle di chi lavora e versa i contributi. Un vero peccato, perché a rimetterci, ancora una volta, saranno gli uomini e le donne che realmente hanno necessità di essere sostenuti.